Onorevole Lollobrigida ha detto che avete ricucito lo strappo di ieri, no? È tutto rientrato. Ma non, dialettica, incomprensioni, insomma, che stanno nelle cose, ma qualora fossero incomprensioni, esse sono completamente superate dai fatti, insomma. Quindi Forza Italia ha votato in maniera convinta, Silvio Berlusconi ieri ha dato questa chiara indicazione, seguita da tutto il gruppo. Quindi è stato un piccolo incidente, come ha detto Salvini. Adesso guardiamo avanti, bisogna arrivare alla formazione di un governo, bisogna, adesso ci sono dei passaggi istituzionali, il Presidente della Repubblica a partire da, credo, mercoledì comincerà le consultazioni, affiderà l'incarico a un Presidente designato e che dovrà rapidamente formare un governo perché, ripeto, i cittadini sono davanti a ogni cosa, i problemi sono grandi e bisogna che aziende e famiglie abbiano le risposte adeguate. C'è ancora un problema sulla Ronzulli? Ma io problemi sulla Ronzulli non credo che ci siano, poi il Presidente Berlusconi sa come gestire eventuali questioni, ma non credo che ci siano problemi. In questo governo ci sarà anche Barelli come ministro dello sport. No, Barelli ha bisogno di andare un po' al mare a fare una bella nuotata e rilassarsi perché è stata, diciamo, un'annata sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista politico molto, molto impegnativa. Grazie. Grazie a lei.